Buongiorno a tutti carissimi cinefili e cinefile, ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, oggi voglio parlarvi di un film che sono andato a vedere giusto ieri al cinema ed è Loving Vincent, un film anglo-polacco diretto da due registi, Dorota Kobiela e Hugh Welchman, spero di aver letto bene, ed è un film di animazione incentrato sulla figura del notissimo e importantissimo pittore olandese Vincent van Gogh. Vi avverto che ci saranno spoiler, anticipazioni e quant'altro, quindi se ancora non avete visto il film, chiudete e tornate in un secondo momento. Fatelo perché veramente rischiereste di rovinarvi la visione di un film che a me è piaciuto moltissimo. Credo che visivamente sia un capolavoro, un vero e proprio capolavoro. La trama della pellicola è molto semplice. Il film è ambientato pochi giorni dopo la morte di Vincent van Gogh e vediamo che un caro amico del pittore scomparso, Joseph Rollin, che è un impiegato delle poste francesi, affida ad un certo punto a suo figlio Armand il compito di recapitare quella che è l'ultima lettera che è stata scritta da Vincent van Gogh, indirizzata al fratello Theodore. E siccome questa lettera è ritornata indietro, quindi non è stato possibile rintracciare il destinatario, a un certo punto Joseph affida il compito al proprio figlio di recapitare questa lettera trovando appunto il fratello di Vincent. A un certo punto, insomma, questo ragazzo si mette in viaggio e va a cercare inizialmente il fratello, poi scopre che lui è morto e allora cerca le persone che erano più vicine alla famiglia Van Gogh. In particolare lui si mette alla ricerca del dottor Paul Gouchet, che è il medico che ha curato e che era molto amico di Vincent Van Gogh. Sappiamo che il pittore olandese aveva problemi psichici, era stato anche in manicomio, insomma i suoi disturbi venivano curati dalle terapie del dottor Gouchet, e quindi insomma questi due personaggi erano appunto molto, molto uniti, si conoscevano molto bene, e quindi pensando che fosse la persona più prossima e forse anche quella più adatta per poter avere informazioni sulla famiglia, per poter recapitare questa benedetta lettera, Armand intraprende un viaggio che lo porta a visitare i luoghi che sono i protagonisti di quelle che sono le più note opere d'arte create da Van Gogh. Quindi per esempio vediamo il paesaggio del campo di grano con i corvi, ma incontriamo anche i personaggi che sono stati ritratti nelle opere di Van Gogh, sono stati fatti i ritratti, come per esempio lo stesso Gouchet o la figlia, la famosa opera della ragazza che sta davanti al pianoforte, no? E noi vediamo che queste figure che sono state l'oggetto dei suoi lavori prendono vita come se appunto i quadri di Van Gogh si muovessero, e il film, che inizialmente è la semplice ricerca di un recapito per poter dare questa lettera, in realtà poi si trasforma in un giallo. È un film che diventa quasi un thriller, perché il tutto ad un certo punto, l'attenzione si sposta sul suicidio di Van Gogh, e questo evento tragico viene raccontato secondo varie versioni. Noi vediamo come ci siano molti flashback, che sono i racconti dei vari personaggi che hanno conosciuto, le varie persone che hanno conosciuto
Van Gogh, e che ognuno di loro racconta la storia per come l'ha vista e a modo suo, chiaramente. Quindi anche per Armand diventa un po' difficile capire quale sia la verità, soprattutto quando si va a parlare del momento in cui muore il pittore. Gli estremi istanti sono raccontati secondo vari punti di vista, e diventa difficile capire a un certo punto quale sia la verità, quale sia la versione veritiera. Anche in merito al motivo della sua morte, il fatto che lui si sia sparato, c'è chi dice che in realtà no, non si è sparato, ma gli hanno sparato, quindi non si tratta di un suicidio, ma si tratta di un omicidio. E insomma, poi anche i motivi che lo avrebbero spinto a compiere quel gesto estremo sono molteplici, ognuno dà la sua versione. C'è chi dice che addirittura non aveva un vero e proprio motivo, perché sembrava essere tornato tranquillo dopo che era uscito dal manicomio, sembrava che le terapie, le costose terapie di Gusset fossero efficaci, eccetera eccetera, ma poi questo insomma alla fine pare non fosse vero, perché alla fine pare che proprio in un momento di estrema solitudine, un momento di estrema depressione, il pittore abbia deciso di suicidarsi. E quindi noi vediamo tutti questi personaggi che interagiscono con Armand, che è il protagonista di questa vicenda, però diciamo che è in realtà un vero e proprio co-protagonista, perché l'altro protagonista è senza dubbio Van Gogh, il quale vive attraverso i ricordi delle persone che lo hanno conosciuto, ma vive soprattutto attraverso le opere che noi vediamo sullo schermo, e le opere che vengono via via attraversate proprio da Armand, che appunto, spostandosi da un paesaggio all'altro, noi vediamo tutti questi paesaggi che non sono altro che le opere di Van Gogh che prendono vita e movimento. Il film si conclude tutto sommato bene, diciamo, perché poi questa lettera viene recapitata, viene lasciata, viene affidata al dottor Gusset, perché anche il fratello Theodore è morto, quindi la persona che potrà ricevere questa lettera è la vedova. E alla fine, insomma, vediamo l'ultima scena che si chiude, che è il meraviglioso cielo stellato, e il tutto, diciamo, che ha un'aria molto evocativa, perché la colonna sonora è perfetta, secondo me si coniuga perfettamente con tutto ciò che noi vediamo, è perfettamente armonica con le immagini che scorrono sullo schermo, ma poi è molto efficace, perché tutta la storia è pervasa alla fine da un senso di disagio, di tristezza. È stata rappresentata molto efficacemente la vita tormentata di questo geniale artista, il quale era una persona molto complicata, complessa, che aveva problemi non solo patologici, mentali, ma aveva problemi anche proprio legati al suo disagio sociale. Vediamo che Van Gogh, che dopo la sua morte ha avuto una rivalutazione enorme e viene considerato universalmente come uno dei più grandi artisti della storia, al suo tempo era una persona molto semplice, veniva considerato addirittura come un barbone per il suo aspetto, insomma, mal curato, e non aveva successo dal punto di vista artistico, perché nel corso della sua vita lui è riuscito a vendere soltanto un quadro. Era un emarginato, lui sentiva il peso di questa emarginazione, soprattutto dopo l'episodio del taglio dell'orecchio, quando si diffuse la voce di quello che lui aveva commesso su se stesso, ancor di più le persone, la gente comune lo considerò un povero pazzo, un folle, quindi lo emarginò ancora di più. Però non tutti, perché comunque
nel corso della ricerca di Armand scopriamo che in realtà Vincent comunque aveva degli amici che lo apprezzavano, che lo stimavano, che comunque si comportavano in maniera comprensiva e positiva nei suoi confronti, e c'è chi aveva già intuito già in quel momento la sua grandezza artistica, come per esempio lo stesso dottor Gusset. E noi vediamo come praticamente il film presenta due aspetti, come dire, due aspetti fotografici. Quando c'è il momento del flashback, ce ne sono tanti di flashback nel corso del film, sono tutti in bianco e nero, e mentre invece quando siamo, diciamo, nel tempo presente, è tutto colorato, una fotografia molto satura, con questi colori vivi, e la cosa meravigliosa è vedere appunto le opere di Van Gogh che sono state rielaborate e che si muovono, prendono vita, e ogni volta è qualcosa di fantastico. Bello perché in questo film vediamo proprio l'arte della pittura e l'arte del cinema che si sono fusi insieme e che hanno dato luogo a qualcosa di spettacolare. È anche difficile per me descrivervelo, perché è una di quelle cose che bisogna vedere, cioè la magia del cinema che si materializza grazie alla pittura e viceversa, cioè è qualcosa di fantastico, che io personalmente non avevo mai visto uno spettacolo del genere, qualcosa di simile non l'avevo mai visionato, e bisogna vederlo al cinema. Io sono convinto che questo purtroppo è un film che, per quanto si possa avere gli schermi televisivi Full HD, Blu-ray, 1080p di immagine, di qualità di immagine, insomma tutte queste cose, però vederlo al cinema è un'altra cosa. E poi non lo so se il formato che verrà utilizzato quando ci sarà la distribuzione dei vari Blu-ray e DVD, non so se verrà mantenuto il formato che c'è al cinema, perché il formato è in 4/3 e ricorda non a caso la tela di un quadro, no? E questa è una scelta molto significativa, il fatto che il formato dell'immagine sia ricordi appunto la tela di un quadro non è casuale. Stiamo parlando di un film dove le opere di Van Gogh prendono vita, e quindi l'immagine, l'idea che si vuol dare allo spettatore è proprio quella di un quadro che è dinamico, che è in movimento. Quindi molto azzeccata questa scelta, che io condivido pienamente, come è molto azzeccato il cast. C'è stata una cura, quando io parlo di dettagli, parlo anche di questo, cioè chi ha fatto il casting ha scelto persone che fossero molto somiglianti ai personaggi che sono stati ritratti da Van Gogh, o ai personaggi che hanno vissuto, che erano contemporanei di Van Gogh. C'è per esempio una scena molto interessante di un flashback dove noi vediamo che ad un caffè insieme a Van Gogh erano presenti anche grandissimi pittori impressionisti come Toulouse-Lautrec o Émile Bernard. E se voi andate a vedere gli attori che sono stati scelti per questi due personaggi, che appaiono veramente pochissimo, penso a malapena un minuto, e non dicono quasi nulla, però la scelta anche per queste comparse, perché sono delle comparse, è perfetta. Per non parlare poi dello stesso Van Gogh, del dottor Paul Gaucher, che per esempio è interpretato da Jerome Flynn, per chi ha visto la serie Il Trono di Spade, è Bronn, è il personaggio Bronn,
ed è magnifico il trucco, i costumi. È veramente sembra proprio di vedere il dipinto che prende vita, anche se voi vedeste il making of, anche soltanto vedendo l'attore senza gli effetti visivi, eccetera, cioè assomiglia tantissimo al dottor Boucher, come del resto anche Armand Rollin, che è interpretato da Douglas Booth, cavolo, è uguale, è veramente uguale. Quindi il fatto che ci sia stata questa cura nei dettagli significa che il lavoro che è stato fatto è stato fatto con grande perizia, con grande cura per i dettagli. Quindi l'opera non poteva che essere realizzata in maniera magnifica, e questo è un film veramente magnifico. La storia di per sé, la base della trama è abbastanza semplice, però è interessante vedere come attraverso anche una storia molto semplice, perché è questo qui che sta cercando di recapitare una lettera, però riusciamo a scoprire vari aspetti della vita di Van Gogh, del suo lavoro, della sua personalità, e il tutto viene reso magnificamente quando si tratta di capire e di sentire, perché questo è un film sulle sensazioni, è un film sui sentimenti, è un film sulla sensibilità. Noi riusciamo a sentire veramente qual era il disagio e qual era la grande sensibilità di questo magnifico artista. E credo che in questo modo sia stato, come dire, spiegato, sia stato rivelato il cuore di Van Gogh. Ed è molto bello vedere come il bianco e nero viene utilizzato per i flashback ed è, diciamo, la visione, il modo di vedere che hanno i vari personaggi che raccontano Van Gogh. Che è una visione, diciamo, più o meno simile, cioè tutti i flashback sono rappresentati nella stessa maniera. Ma quando si tratta di vedere la realtà, il tempo presente dove agisce, il personaggio di Armand Rollin, è il punto di vista di Van Gogh. Cioè, noi vediamo, che tutto il mondo noi lo possiamo, contemplare, ammirare attraverso il punto di vista artistico di Van Gogh, e questo è qualcosa di veramente magnifico, una cosa che a me è piaciuta moltissimo. Quindi, in conclusione, se vi piace la pittura, se vi piace Van Gogh è uno dei miei artisti preferiti, senza dubbio. Se amate il cinema e volete essere stupiti, perché veramente questo film stupisce, andate a vedere Loving Vincent, che tra l'altro anche lì il titolo è importante, perché Loving Vincent può essere tipo Amando Vincent, perché il film è un grande omaggio, un grande atto di amore, secondo me, verso questo magnifico artista, ma è anche la fine con cui, come dire, la formula che veniva utilizzata da Van Gogh quando scriveva le sue lettere, no? Loving Vincent, alla fine lui scriveva, per esempio, al fratello, come viene mostrato nel film, cioè con affetto Vincent. Ed è l'affetto, il sentimento che muove questo personaggio e che muove anche chi ha realizzato questo magnifico film. E molto molto interessanti sono anche le didascalie finali, dove vediamo il confronto fra le opere vere e proprie realizzate da Van Gogh, e soprattutto i ritratti per i vari personaggi che compaiono nel film, e gli attori che hanno interpretato i vari personaggi. Quindi è un film che deve essere sostenuto, andatelo a vedere, purtroppo da me, ma ho visto anche in altre sale italiane, viene proiettato soltanto per 2 giorni,
E questa è una cosa che veramente io non capisco perché un film così bello, il primo film realizzato su tela, un film sperimentale che è bellissimo, magnifico, dovrebbe stare nelle sale per, non lo so, settimane, per un mese almeno, perché è un'esperienza fantastica, un'esperienza che deve proprio essere fatta al cinema, perché già quando si vedrà questo film alla televisione, sui schermi HD, quanto vi pare, secondo me già si perde, già qualcosa si perde ed è un vero peccato. Quindi andate a vedere Loving Vincent, e con questo vi saluto, ho concluso, ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti.